Grandi entusiasmi e grandi antipatie. E le grandi antipatie si possono spiegare così. All'inizio della storia dell'imaging della sua commissione con le scienze cognitive rapidamente giovani postdoc o PhD student si trovavano a pubblicare su Science e su Nature quando chi faticava magari facendo registrazioni sulle scimmie passava anni per scoprire che magari non so, un primate moriva piuttosto che l'esperimento falliva eccetera. Non sorprende quindi che ad oggi si siano accumulati una quantità di lavori veramente importanti, fin troppi, devo dire, tant'è che nessuno può vantarsi di conoscere tutta la letteratura. Negli anni primi anni veramente noi conoscevamo tutto quello che era pubblicato, ma perché i laboratori, che eh, i laboratori implicati erano veramente pochi. Oggi, questo è di pochi secondi fa, questa cerca, FMRI in Activation, 26.689 articoli. Che sono là, questi conterranno sicuramente eh, tanti falsi positivi, anche come cose replicabili. Questo è inevitabile, fa parte del mercato della scienza. Ecco. Eh, tra le antipatie che si è attirata al eh, mondo dell'imaging, sicuramente ci sono questioni metodologiche. Una delle più eh, benevole eh, o benigne, anche se è grave, l'errore di eh, reverse inference fallace, no? come in questo caso. Uh, punishing uh, wrongdoers feels good because it activates pleasure centers in the brain ragionamento, c'è cioè il caudato il caudato fa parte dei sistemi di ricompensa quindi concludo che per forza se ho visto un'immagine di qualcuno che punisce un criminale e si attiva il caudato questo, il caudato si è attivato perché io sto uh, provando piacere e in effetti uso il segnale del caudato come un indicatore a ritroso del processo mentale del, del soggetto ma questa è soltanto la cosa più più benevola. Cosa più benevola e le cattive pratiche sono per certi versi sufficientemente diffuse da aver innescato sin da, da molti anni una tendenza a cercare di rendere rigorosa l'analisi dei dati di neuroimmagine considerando anche la complessità della loro natura, le, le variabili dipendenti che noi misuriamo sono variabili molto remote rispetto a quello che vorremmo misurare, ovvero sia l'attività sinaptica in associazione a processi mentali. C'è un movimento che è proprio uh, sull'open science. Su Nature Neuroscience è appena uscito questo articolo, che rivede una serie di best practices per la, la condivisione di dati di neuroimmagini. Io vi invito tutti a, a dargli un'occhiata anche per confrontarlo con gli standard che sono invece nelle discipline più di, eh, di natura sociale, la psicologia sociale, la psicologia sperimentale, non <coughs> neurofisiologica. Per farvi vedere come si è comportato il, il campo il, di ricerca per queste problematiche faccio una breve una, uh, revisione uh, storica ma molto breve per dirvi che come si è passati all'inizio a cercare di aumentare il rapporto segnale-rumore uh, rendendosi conto immediatamente che aumentando il rapporto segnale-rumore bisognava però proteggersi dal fare, da lanciare troppi eureka ingiustificati. Oggi stiamo entrando in un'altra età, l'età in cui cerchiamo di proteggerci dagli, dagli artefatti. Non è detto che sia altrettanto eccitante, però sappiamo che è necessario, per cui dobbiamo, uh, we, we have to get on with it, come si suol dire. L'entusiasmo, l'entusiasmo nasce sin dai primi fine anni 80, questo per chi è neuropsicologo lo riconosce, il grande John Marshall, che saluta il lavoro di Peterson e i collaboratori come, con questo editoriale su Nature, The Life Blood of Language, in cui dice il suo tipico tone. It would be useful to put the matter mildly if we could see what the human brain was doing when the brain was doing it. Eccetera. Il suo entusiasmo, ovviamente, era motivato da lavori di neurolinguistica. Temi... Sapete che Marshall, oltre ad essere stato un grande studioso del, uh, della negligenza spaziale unilaterale, i processi di uh, percezione eh, implicita o subliminale, è stato anche un grande neurolinguista. E, in effetti, una parte del suo entusiasmo dipendeva dal fatto che queste mappe sem eh, sembravano <coughs> supportare eh, i suoi modelli. L'entusiasmo veniva da una commistione di fattori: il fatto che ci fosse qualcosa di eh, fortemente biologico in quello che si misurava, un'attività che in qualche modo ri eh, riflette l'attività sinaptica, anche se molto indirettamente. Sapete che il flusso cerebrale sale laddove aumenta il lavoro sinaptico, cioè l'ossido nitrico. Che, eh, porta alla, che viene prodotto dalle, nelle sinapsi glutamatergiche, che porta alla vasodilatazione. E il fatto di poter eh, mischiare sacro e profano, qualcosa di profondamente biologico con qualcosa di profondamente mentale, era chiaramente molto, molto eh, attraente. Questo era il modello di Marshall, dei tempi sui processi di lettura, e nella, nei dati di neuroimmagine lui ci vedeva anche una, un supporto al suo modello. Quindi, grandi entusiasmi, grandi entusiasmi che hanno portato rapidamente alla commissione di gruppi di specialisti diversi, come oggi per certi versi. Questa immagine che vedete è del 1990 e eh, racconta un po' come nel cercare di eh, studiare il rapporto mente-cervello hanno cominciato a confrontarsi eh, studiosi di diversi campi. Qui vedete Ennio De Renzi, Brenda Milner, che è ancora viva per fortuna, Edoardo Bisiak, <coughs> Giovanni Berlucchi, Giacomo Rizzolatti. Mortimer Mishkin, eh, Lu Sokolov, quindi una serie di fisiologi e di neuropsicologi che improvvisamente si mischiavano con gli Imagers e gli Imagers era una piccola minoranza. Peter Fox che è stato da noi nel 2015, Richard Frakoviak, Carl Friston, Ray Dolan, eh, Maurizio Corbetta e poi una serie di Imagers locali, eh, il capo del laboratorio dei tempi, Ferruccio Fazio e persino il nostro attuale magnifico rettore che è questa uh, fotografia. Qual era il clima di questo scambio? Il clima più o meno che c'è adesso, cioè sostanzialmente gli psicologi cognitivi pensavano che i neuropsicologi capissero poco di psicologia. I neuropsicologi pensavano che gli psicologi cognitivi capissero poco del rapporto mente-cervello e guardavano le scoperte degli imagers come, ma noi l'avevamo già detto. D'altro canto i fisiologi pensavano che tutti gli altri non capissero sostanzialmente un puntini puntini del, di come funziona il cervello. Era un clima vivace, però lo scambio era sicuramente interessante. Era un tentativo di mischiare il sacro col profano, diciamo. All'inizio le domande erano molto semplici, domande sulla segregazione regionale di processi specifici, l'analisi di volti, eh, di rapporti spaziali e, eh, i primi problemi che il campo si è posto a punto di vista metodologico sono stati quelli di aumentare la specificità delle osservazioni da un punto di vista anatomico per esempio pro pur proteggendosi dalla, da inferenze eh, fallaci. In questo senso Carl Friston ha dominato il campo Fornendo al, al campo e rendendolo shared sin dai, dai primi anni 90. Ai tempi non c'era internet, viaggiavano dei nastri con il software SPM che venivano dati, eh, non so, all'NIH, a Milano anche, eccetera. Prima ancora che si potesse scaricare. Dal 94-95 SPM abbiamo cominciato a scaricarlo dal, da internet, ma Freestone ha capito con grande lungimiranza, a differenza degli americani, che era condividere il software, era una chiave vincente: prima di tutto, per standardizzare un approccio. E in secondo luogo, per cercare di rendere le cose riproducibili. Nei suoi sforzi la normalizzazione stereotassica, per esempio, rendeva meno arbitraria l'allocazione di effetti regionali a una data str struttura anatomica e aveva un benefic eh, benefico effetto di potenziare il rapporto segnale-rumore, perché se aumenta la congruenza anatomica delle osservazioni aumenta il rapporto segnale-rumore. D'altro canto tecniche per rimuovere fattori di confondimento, tecniche statistiche che dall'altra parte dell'oceano erano trattate in maniera un pochino diversa. Per cui improvvisamente noi avevamo de, uh, delle tecniche che ci permettevano di partire da un cervello in un dato spazio, portarlo in uno spazio comune e di misurare, fare delle inferenze regionali sulla significatività di effetti statistici. Ora, nel lavoro di Friston, riproducibilità, no, siamo nel 91, voi dove eravate nel 91? Io nel 91 agli inizi stavo a Milano, alla fine del 91 stavo a Londra. Fristo nel 91 pu uh, pubblica questo lavoro, che è il primo lavoro importante in cui si cerca di fare una modellizzazione di come difendersi dalla detezione di falsi positivi e sostanzialmente. Lo sviluppo di una tecnica di statistica inedita ai tempi che si basava sulla valutazione della significatività ai processi statistici spazialmente distribuiti, con una modellizzazione in caso di, della presenza di un compito attivo del rate di falsi positivi e l'identificazione empirica di soglie eh, statistiche che proteggevano o oh, riducevano diciamo, l'errore di tipo primo entro livelli accettabili, confrontati con simulazioni eh, diciamo, nobili. Cioè, per esempio, lo stesso processo statistico valutato su misure ripetute su un fantoccio emittente radiazioni, un cilindro pieno di radiazione, scan scannerizzato più volte, la misura delle mappe statistiche di questo cilindro. Chiaramente un approccio più elegante. Qualcuno, qualche anno dopo, in un campo che a volte soffre di forti amnesie, ha provato a dimostrare che in effetti bisogna pro proteggersi dai, dagli. Dai dei confronti multipli, famigerato lavoro del salmone. No? Eh, Carl Friston l'aveva fatto elegantemente qualche, eh, 15 anni prima con delle simulazioni. Questo signore ha dimostrato che se tu metti un salmone in una, in una macchina di risonanza magnetica e lasci che questo cervello vibri un po', date le vibrazioni della macchina, si genererà un po' di rumore che eventualmente potrà portare a una... Segnale che sembra essere significativo ma non arriva a soglia in effetti poi il lavoro suggerisce che bisogna correggere per confronti multipli grazie, thank you very much, Carl Friston l'aveva già detto nel 91 vi <coughs> dicevo era un'altra epoca comunque fino ai primi anni eh, fino a metà degli anni 90 in cui i software viaggiavano per condivisione manuale Qua, questo è il ringraziamento che il gruppo dell'NIH fece a Richard Falkovic e Friston per avergli dato appunto questo software per chiudere questa, questa prima fase quindi dello sviluppo di queste tecniche si è subito preoccupata perlomeno di rendere l'inferenza statistica sufficientemente ehm, rigorosa, diciamo aumentare le probabilità di replicabilità e vi posso dire che nella mia esperienza se il campione sperimentale è sufficientemente ampio e i dati che vengono riportati sopravvivono a correzioni per confronti multipli, le probabilità di replicabilità sono alte. Il vantaggio e il merito di SPM è stato quello di, soprattutto poi, di proporre delle pipelines analitiche standardizzate. Vedremo che le cose si sono complicate rapidamente. Quando, Quando è arrivata la risonanza funzionale? La risonanza funzionale sostanzialmente ha portato, ha, disponibil ha reso disponibile a, a una platea molto più ampia di operatori la possibilità di fare inferenze anatomofisiologiche e questo si è complicato perché Perché la variabile dipendente è ancora più complessa di quella che si misurava con la PET e dipende da uh, complessi fenomeni uh, biofisici legati alla suscettibilità intro che introduce la emoglobina. A complessi equilibri tra perfusione e eh, ossigenazione del sangue, con delle peculiarità sulla risposta emodinamica, così come la si misura in questi dati, la risposta emodinamica non, non dà delle risposte puntiformi immediate a una stimolazione. Come si dice in termini tecnici ha un comportamento sluggish: cioè voi stimolate in un certo momento la risposta emodinamica ci mette un po' a reagire alla vostra stimolazione, presenta degli interessanti fenomeni di additività. Tanto che se due trial sono, si succedono molto rapidamente è probabile che il vostro segnale aumenterà. Ma vedete che, in tutto questo grado di libertà in, che si comincia a intravedere nel, nella variabile che si misura e come si può cercare di evocare una risposta di questa variabile, lì si annida il rischio della eh, più ridotta riproducibilità. Gli approcci statistici a un certo punto si sono moltiplicati, è diventato tipico usare il modello generale lineare che nella design matrix incorpora il vostro disegno sperimentale più tutta una serie di variabili di confondimento, ma eh, da analisi massivamente univariate, o dove sia ogni voxel viene considerato per se stesso, si, eh, si passa improvvisamente a analisi multivariate in cui la Discriminabilità di due classi di stimoli si giudica sulla base della risposta di collezioni di, di punti del cervello piuttosto che un punto del cervello considerato autonomamente o l'introduzione di eh, tecniche di analisi causale all'interno di questi dati. Aumentiamo il livello di complessità, non solo la variabile dipendente diventa più complessa, non solo la posso testare con tecniche più complicate, introduciamo anche il fatto che... Come sempre succede, non tutti accettano di dire, vabbè, usiamo uno standard, usiamo un solo software per analizzare tutto, ma è anche giusto che sia così. Sviluppi di software eh, in competizione tra di loro, che in parte implementano le stesse, gli stessi principi in maniera consistente, in parte no. Alcuni, si so, come AFNI, sviluppato all'ENAIEC, si è portato per una dozzina d'anni un, un baco orribile che ha portato a considerare spazialmente significativi clusters che non lo erano il famoso, uh, c'è una routine che fa una simulazione in Monte Carlo sulla, uh, sulla dimensione dei cluster che uno dovrebbe accettare che si è scoperto dopo 12 anni che è essere uh, fallace e, ma, e non solo essere stata abusata sistematicamente da alcuni degli, degli operatori. Combinate il fatto che non passate da analisi multivariate ad analisi univariate, analisi multivariate e il... La variabilità degli approcci utilizzati ed ecco che potete arrivare a fare una stima di eh, circa eh, 35.000 maniere diverse con cui voi potreste analizzare i vostri dati. È chiaro che qua noi abbiamo bisogno di standardizzazione, di documentare veramente nel dettaglio che cosa facciamo, in modo tale che qualcuno, se è così eh, diciamo, pazzo a voler replicare il nostro esperimento lo possa, possa, o la nostra analisi, possa farlo. Chi ha valutato l'impatto di questa molteplicità di approcci ha trovato che sì, ci sono delle aree del cervello che pur eh, diciamo, testate nella loro associazione con un compito sperimentale si attivano sistematicamente, ma ci sono nelle stesse aree, ci sono enormi variabilità dell'entità della risposta che potrebbero portare a conclusioni diverse. Ecco che arriva il momento dell'open science. Io sono stato, diciamo, tra virgolette, ehm, piacevolmente vittima dell'open science, nel senso che sin da, da alcuni anni ormai regolarmente mi viene chiesto di fornire i dati. Mi è, mi è capitato nel caso di una metaanalisi. Eh, in effetti, voi potete immaginare, voi lavorate per tre anni a una metaanalisi, eh, tabulate i dati di 3000 effetti regionali, li categorizzate, eccetera. Il referi dice: Devi condividere il tuo file Excel con tutte queste informazioni perché noi vogliamo testarla. Questo è l'open science. Open Science Anyone, ecco un caso più recente con Cortex, dove era Alberto? In questo caso il, il referì eh, si è dichiarato, è stato così open da dichiarare anche chi era, e infatti è Cyril Pernet, che dice, I believe strongly in the value of openness and transparency and I'm reviewing this paper while trying to promote open science, e bla. I, I treat the review as a discussion, che è un atteggiamento molto, che io apprezzo molto, trovo che potremmo, dovremmo, Uh, la trasparenza di chi uh, fa da referì dovrebbe essere parte del processo, potrebbe o dovrebbe essere parte del processo, perché è molto facile uh, dietro uh, la tenda sparare ad alzo zero contro uh, il lavoro, è più difficile invece fa farlo ma essendo sicuri di di eh, usare tutti gli argomenti giusti e anche il tono, il tono giusto. Poi dice, I think it's a good paper, with expert behavioral evaluation FMRI testing, però dice, a questo stadio del, del lavoro io non, mi, non penso che i, gli autori hanno uh, dato sufficienti evidenze. Le sufficienti evidenze in realtà tutto si giocava su un approfondimento sul funzionamento della regione occipito-temporale di sinistra, che 53 studi con... Metanalisi 2.300 effetti regionali hanno dimostrato sistematicamente essere ipoattiva durante la lettura nei soggetti dislessici. Morale, l'articolo. Questi erano i dati, l'illustrazione originale dei dati, con una tabella, con z-score, eccetera, eccetera, coordinate stereotrassiche, Tutto il punto dell'articolo è che quest'area è significativamente ipoattiva nei soggetti dislessici, specificamente nel compito di lettura e non in altre classi di compiti, eh, che pe alcuni pensano siano uh, illustrativi e uh, istruttivi sul, uh, sulla dislessia. Morale, qual è stato il risultato? Come avete visto, l'articolo è stato: ci siamo assolutamente adeguati alla richiesta del nostro referee. Questa era la, la submission originale, l'articolo con le, le tre illustrazioni, le tabelle con tutti i risultati. Dopo l'open science, questo è il risultato. Ok? Cioè, è chiaro che eh, ci sono passati alcuni mesi di lavoro per soddisfare tutte le curiosità di Cyril, eh, voleva dei plot di scattergram con i singoli data point perché eh, il plot dei beta e dell'intervallo di confidenza sui beta non gli bastava ovviamente. Eh, quindi diciamo questo è stato il risultato. Potremmo dire che è venuto fuori un articolo migliore ai posteri la sentenza, cioè abbiamo anche depositato i dati eh, di imaging, almeno le t maps perché qualcuno le possa ri riesaminare Better papers, sicuramente abbiamo tenuto acceso più a lungo i nostri computer, contribuendo un pochino all'effetto serra. Con questo, ma questo è un altro. Vediamo un po' qual è, quali sono le maggiori issues in questo, in questo dominio adesso. Alcune di queste hanno creato un grande eh, scalpore, poi sono state in parte controbattute, anche con una certa efficacia. Il problema delle famose voodoo correlations: eh, chi è del mestiere sa a cosa mi riferisco, il problema del double dipping, cioè il testare più volte la stessa regione anatomica identificata con. Eh, contrasti lineari non ortogonali, il, il famigerato problema dei campioni troppo piccoli, io trovo ancora sconcertante che ci sia gente che cita alcuni lavori inclusi i miei che erano basati su cinque soggetti, all'inizio, agli albori era così ragazzi, erano sei soggetti, eh, misure ripetute, ok ci arriviamo. L'uso di eh, soglie eh, statistiche eh, non corrette. Ora, io vorrei ricordare che è dal 91 che, noi, che il campo si è dato degli strumenti per decidere quali sono le soglie statistiche corrette. Quindi, qualsiasi cosa si, si sia eh, visto dopo, non, potrebbe, potremmo dire, non è colpa. Diciamo di chi ha sviluppato i metodi, è colpa di un uso un po' spregiudicato. Quando tu usi SPM, poi vai a usare le routine di AFNI che ti danno delle stime della correzione per confronti multipli più, più benevole. No? Tant'è che recentemente, dammi un altro minuto, eh, Eclun e collaboratori hanno fatto 3 milioni di analisi su 600 soggetti dati fMRI con l'idea che questi dati fMRI a riposo non dovessero contenere segnale trattati come se fossero dei paradigmi di attivazione, per scoprire, hanno usato questo, uh, i dati dal Connectome uh, database, l'assunzione non c'è segnale in questi dati, per scoprire secondo loro che il, uh, la correzione cluster level uh, nei dati di neuroimmagine non protegge dai fa da falsi positivi. Ora io qua vorrei indurre un certo grado di cautela, è vero noi abbiamo bisogno dell'open science, è vero abbiamo bisogno del rigore, ma abbiamo bisogno anche di essere eh, non troppo, um, cioè di essere cauti anche quando critichiamo. Questi signori hanno scritto che 40.000 articoli pubblicati erano probabilmente falsi, eh, contenevano dati falsi. Poi hanno ritrattato. Si sono resi conto che, erano, cioè, che non avevano modo di. di eh, hanno provato a fare una retraction con PNAS. E PNAS all'inizio all non gli lasciava fare la retraction perché diceva noi lasciamo fare le retraction soltanto quando ci sono dati sbagliati, errori di procedura, non quando c'è un'opinione che tu non vorresti, eh, I want to take it back, no? Beh, morale, Freestone che dedica a questi temi ormai soltanto i ritagli del tempo ha dimostrato che se uno eh, ottempera le richieste del della Gaussian Field Theory nel fare la cluster level correction rientra dentro un livello di eh, alfa accettabile anche per la correzione per confronti multipli basato sul cluster quindi direi che, eh, che dobbiamo stare, cioè essere severi essere open ma essere anche cauti io ho una piccola ricetta di cose farei per cercare di rendere più replicabili eh, al massimo i dati che, eh, che pubblico Uh, sottolineo l'importanza delle metaanalisi, perché è vero che uno vuole poter replicare il singolo esperimento, allora poi io considero la scienza come una specie di uh, fenomeno di selezione naturale, dove il rumore dovrebbe cercare, dovrebbe decadere e dovrebbe emergere eh, il segnale, non magari all'interno dello stesso studio, ma all'interno di una collezione di studi. Allora, Qua non a caso avevo chiamato ashes to ashes, noise to noise, questo era tutto quello che era stato visto in esperimenti sulla dislessia di differenze regionali di attivazione della dislessia. Quello che è rimasto da una metaanalisi eh, scrupolosa sono un certo numero di aree che sistematicamente si vedono in 53 studi con più di 2000 effetti, mentre tutta un'altra serie di regioni cerebrali non reggono alla prova della replica. Allora, le meta-analisi sicuramente in neuroimmagine hanno un grosso valore. Ovviamente noi nel fare le meta-analisi e nel proporre l'open science ai nostri allievi dobbiamo trovare una maniera per, per motivarli, no? Tipo, guarda figlio mio, tutto questo un giorno sarà tuo, la classica in maniera per Motivarli non è facile motivarli dicendo: Guarda, figlio mio, un giorno contribuirai a un cluster in una meta analisi con i tuoi dati. No? cioè, <ride> sapere però, questa in fondo è la, la scienza in questi tempi. Sapere che si contribuisce a un processo collettivo dove sì, magari il tuo contributo non sarà quell'eureka che buca lo schermo, ma se anche contribuisci a, a far decadere il rumore, aumentare il segnale. In un processo di eh, euristico collettivo, probabilmente ri, eh, raggiungerai un buon risultato. Ripeto, non è facile eh, motivare i nostri allievi con queste, con queste cose, ma probabilmente è necessario. Applausi.